invece con Piero Valenti. Ovviamente la chiave del match di Fabriano è negli ultimi secondi di gara. La formazione triestina gioca palla in attacco con Roberto Ritossa. Seguiamo comunque questi ultimi minuti. Due punti di Valenti, molto importanti. Sesto punto per Piero Valenti. 1:44, un punto di vantaggio per i triestini. Quello che avete visto di Valenti sarà l'ultimo tiro su azione da parte della formazione in maglia nera. Tassi. Crow prova il tiro e lo trova. E questo è l'ultimo tiro su azione per l'Onchi di Fabriano. Crow ha tirato frontalmente andando a segno. 1:20 ancora da giocare. Attenzione, seguite Bertolotti in questa azione. Palla per Bertolotti, stoppato, recupera pallone, Gianni stoppato ancora. E viene fischiato il fallo a Valenti. Il pubblico protesta. Abbiamo modo di rivedere l'azione, un primo intervento su Gianni Bertolotti e poi l'intervento che viene ritenuto falloso dagli arbitri Pinto e Teofili. Era sembrata sul pallone, ma probabilmente c'era un fallo sul corpo. Meno di un minuto al termine della partita. Oece sotto di un punto. Realizza Bertolotti il primo dei due tiri liberi che ha a disposizione. Situazione di parità ora 52-52. E va ora in vantaggio l'Oece, 9 punti di Bertolotti, 55 secondi da giocare, 53 Oece Trieste, 52 Onchi. Palla decisiva in attacco per la squadra di Fabriano. Clo prova il tiro, è corto e c'è la palla della formazione triestina. Bertolotti, 42 secondi. Valenti, giocare una palla lunga. Bertolotti, 30 secondi, un punto avanti Loece. Tonut, 8 secondi per andare al tiro. Valenti, fallo, attenzione, fallo di Lasi su Piero Valenti, 18 secondi, ora vediamo se Lombardi... Ed eccoci giunti alla chiave del match, mancano 18 secondi al termine, un punto di vantaggio per la formazione triestina. Piero Valenti potrebbe andare in lunetta con due tiri liberi a disposizione. Gianfranco Lombardi sceglie di mantenere il controllo della palla. Sono situazioni sempre delicate queste. Uno dei più famosi allenatori attualmente alla guida di una squadra di Serie 1, Dan Peterson, molti l'avranno visto anche ieri sera, sceglie per sistema di far sempre tirare i tiri liberi, una scelta che alcuni critici dicono che lo scorso anno gli costò la conquista dello scudetto. In questa circostanza un punto avanti, è chiaro che due liberi realizzati da Valenti avrebbero chiuso il match, ma 18 secondi con il possesso di palla possono essere anche garanzia sufficiente per portare a casa i due punti. Vediamo comunque questi ultimi 18 secondi di partita sul campo di Fabriano, che riserveranno proprio nel finale ancora delle emozioni. 18 secondi per andare all'ultimo tiro e quindi per portarsi quantomeno ai tempi supplementari, quindi in teoria dovrebbe essere molto più agevole controllare per 18 secondi il pallone, anche se ci sarà un forsennato pressing da parte dell'Onchi. La rimessa in gioco a metà campo, vediamo a chi viene consegnato il pallone. Schema di rimessa, Bertolotti effettua la rimessa in gioco, attenzione, riceve la palla Scolini. Fallo su Claudio Scolini da parte del numero 9, Sonaglia, si ripeterà ora lo schema, sono ora 15 secondi che dividono l'Oece da questo successo. Claudio Scolini, ancora supera metà campo, palla a Bertolotti, 9 secondi. Abromaitis, 4 secondi. Persa
questa palla da Abromaitis. Termina la partita, vince l'Oece, ma Jim Abromaitis aveva perso un pallone proprio all'ultimo secondo, comunque 53-52.